Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Smitterry ed eccoci qui per un episodio di Little Hope della serie The Dark Pictures. Siamo qui con i nostri eroi e siamo un po' problematici perché Angela è inseguita dal suo antenato, dal suo socio del passato ed è nelle fogne. E sembra che sia vero perché quello ha detto che non è morta, ce l'avrebbe se fosse morta. Poi abbiamo tutti gli altri quattro, divisi in gruppi da due, quindi da una parte John ed Andrew, dall'altra Taylor e Daniel, che sono divisi, ok, ma entrambi sono stati dal museo, quindi ora tutti e due gruppi sono a Little Hope. E così a pensare che siamo vicini un po' alla fine del gioco, dovrebbe essere entro questo il quarto atto, almeno penso così. Il consiglio che tu hai dato alla fine del scorso episodio è quanto intrigante, perché ci ha detto come non tutto è come sembra, e poi è solo una bambina. Se prima le frasi ci hanno detto di non pensare al passato, ad ora è passato, e di avere un'arma, l'arma l'abbiamo avuta, e ad ora è passato, vedete, sono tutti i nostri personaggi che hanno sofferto a causa di Mary, che però dobbiamo dimenticare. E se non andiamo a questi eventi di ora, dimenticare i dolori, perché Mary è solo una bambina e non è lei, non è ciò che sembra. Forse quella statina lì mi ha un po' fuorviato. La statina del qualche mese fa. Comunque, direi di continuare perché la storia è intrigante. Voglio continuare ancora, anche se non so se ci arriverò con tutto il cuore come mezzo cuore. Ma andiamo, bando alle ciance, e che ho già inizio. Let's go. Abbiamo avuto fortuna. La strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. Tutto sto non dire perché c'è Angela che è messa peggio di te. La donna che mi somiglia, cosa ha fatto per essere arrestata? Non è incoraggiante. Ma non ti preoccupare, ti proteggerò io. Eh sì, c'è l'eroe. Qui c'è una cosa che posso vedere e lo vado a fare, assolutamente. Tilla Jones House. Ah sì, la casa di Tilly. Che era la sua storia, la statua soprattutto. Ergotic Novel. Fra lei anche Anche scrittrice. questa scrittrice è finita male. A quanto pare. Ah, lei è la distesa degli incatenati del 1856. Ti fu trovata morta in circostanze misteriose nel giugno del 1858. Ecco che è la statua. Quindi non è proprio lei, ma gli assomiglia. È troppo strano che tutti i personaggi si assomigliano l'un l'altro. Però dov'è? Stai qui, Daniel, per favore, non mi lasciare. Mi piace qualcos'altro? Lì c'è un lampione che sembra sia inutile. Lì c'è qualcosa. Attenzione, io andrei lì. Ripeto, le informazioni sono basilari. Bisogna trovare tutto, esplorare tutto per capire un po' come va. Ci sono varie cose qui da vedere. Che cosa c'è? Vediamo un poco. Togli, togli, togli. King Williams War. La guerra di Re Guglielmo. La strage della cerimonia di laurea. 23 giugno 1960, nel giorno della consegna dei diplomi del 1960, mentre i puritani celebravano la laurea dei giovani della città, un'armata di francesi e indiani lanciò un attacco, perché ai tempi gli indiani erano si alleati contro gli inglesi, appiccando in fuoco a diversi edifici. 8 uomini stavano uccisi, alcune donne, cioè, 8 uomini stavano uccisi e alcune donne e alcuni bambini furono condotti come schiavi ad Acadia. Il loro fatto è sconosciuto. Poi si scrive tu Mary, Abby, Madeleine, Mary. Uccisi, Isaac, Hugh. Un bel po' di nomi, devo dire. E lì c'è una panchina che già quello si è seduto grande, Daniel. Se lei è un grande Daniel. Premonizione. Assolutamente. Ma mi sembra satanico, sembra. E ce la fa o no? Ma non mi dice niente, ce la faccio o meno. Perché? Mi lascia a metà. Allora, qui non c'è nient'altro. Lui si è seduto, però penso che possiamo continuare la nostra perlustrazione. Lì c'è un altro tavolo, ma non c'è niente che luccichi, quindi si va. Si va. Daniel, cagnolino, mi sta seduto. Ok, si è alzato, ma vieni qui, Daniel, per favore. Grazie. Si fa i fatti suoi, guardato. Va un po' qui, va un po' là, giù di qui, giù di là. Andiamo, dai, forza, devo darti uno schiaffo. Ti devo mettere il collare intorno al collo, che sei già un po' zerbino, però. Sta lì, niente. Io non dovrei dividermi in teoria.
Però lui si fa fatti suoi. Io penso che forse dobbiamo dividerci. Già io lì l'ho letto, quindi che mi dici? Ma mi dice, guarda, guarda, ma io l'ho visto! Guglielmo è morto. Torniamo lì, forse magari. Cioè lui ci dirà qualcosa, non lo so che. Beh, lì ci aspetta e guarda, vedete? Boh, vediamo un poco. Cosa per questa zona di massacro, amico, di memoria dei massacri? Che abbiamo visto c'era la mappa. Ok, sono tutti i nomi. Abbiamo visto. Sei contento? Hai visto che ho guardato tutto? Niente, sta lì. E vado avanti, va. Addio, Daniel. Là c'è il museo, l'abbiamo visto, c'è la casa. Queste case tutto uguali che un po' ti prendono in giro. Oh, bravo Daniel. Chissà se potrò mai fare pace con Angela. Non dopo quello che è successo stanotte. E che è successo? Niente. Cioè, a voi no ancora. Cattle Hope Tourist Office. E lì c'è qualcosa sicuramente da pigliare. Ecco, in stato uscicaremo. Musica strana, e quando mai? Foreclosed Bank Howard. Bancarotta, penso, no? Pignoramento. Sospetto. No, no, no! Ho il sospetto? Perché ti blocchi se ho... Niente, ho il sospetto che... Che ha un sospetto. Ha un sospetto. Daniel ha un sospetto. Angela dura vita non sa cosa abbia. Qui non si può andare, penso. Lui sta lì. Sta tutto il figo. E io mi muovo. Oddio, qui è stata chiusa. E c'è una sola strada da seguire. La musenta. Vediamo l'arriva. Oddio. Non ne ho idea. Ok, non so che fare. Boh, torniamo un attimo indietro. Ma trovo qualcosa qui. Qui c'è un passaggio, magari si passa da qui. Oddio, luce. Oh. Chi ci sta lì? Di me sono i Gran Turchi, sì, sono. Oddio, siamo sulle persone, qua c'è un punto di osservazione. Mamma mia. Execution site per luogo di esecuzione. Un'archeologica dig. Uno scavo archeologico ha rinvenuto in questa zona uno strato di cenere e ossa. Si ritiene che in questo luogo siano state arse al rogo o impiccate alcune persone condannate durante la caccia alle streghe del 1692. Non è noto chi tra chi accusati sia stato giustiziato qui. Tutti. E interpreturismo di Little Hope. Che bello. Però lì c'è qualcosa. Boh, non lo so, vediamo. Ah, ecco i segreti. Execution, che si collega a questo. Eh sì, guardate. Perfetto. Qua Johnson. E qua c'è la sua statua. Quindi un po' si stanno già collegando. E quel memoriale si collega a questo. Perché? Strano. E allora, mi sa che noi dobbiamo venire. Che c'è visto lì un piccolo strato di strada. Ora che ci penso. Sì. E si passa, ok. Però strano questa. Tutto questo. La città abbandonata. Che c'è? Una Assurdo. ruota? Vieni qui. Cosa c'è? Non è possibile. Ricordo questi segni.
È la mia vecchia altalena. Guarda, qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No che non va bene, non capisci? Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. E l'ho fatto quando avevo 10 anni. Sei sicura? Certo che sono. Cosa? Sicura, la mia altalena. Come può trovarsi qui? Sicuro. Posso non è la tua. D'accordo, ti credo. Però è sicura lei. Oddio, questo posto. Paranoia, messaggio è me. Andiamo di paranoia, avanti sotto messaggio di cuore questo. Essere una specie di messaggio rivolto a me. Ehi, ehi, guarda me, guardami. Guardami. E noi ne usciremo, ok? E faremo tanto Knus knus. Oddio, chi è qui? Oddio, una creatura. Perché? Non è opera mia. Dovete aiutarmi. Ve ne prego. Per favore, prima che sia troppo tardi. Silenzio, donna. Solo il Signore può perdonare i peccati. È la tua unica speranza di salvezza. Ascoltatemi. Non ho commesso alcun peccato. Pure lei. La bambola per cui mi condannate è solo un giocattolo. Null'altro. Non mi lascerò irretire. C'è il demonio in te. Devo salvare la città. No, tu sei un demonio, ma un uomo cattivo. Ma non è stato maledetto. No. No, mamma, che morte. Prego, Signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. E sia fatta la tua volontà. Qual è Andrew? La bussola, Mary si è rivoltata per vedere la sorella Tabitha impiccata. E che vuol dire? Ecco se l'altena forza legata a questo fatto. Oddio, che morte. E Mary proprio è la più paurosa di tutti. E quel mostro? La donna condannata. Ero io. Vuol dire che sono la prossima. Non ti accadrà nulla. Ti proteggo io. Grazie. Per fortuna sei qui. Sei qui. Il mio eroe col coltello. Seguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. E appunto c'è il... Sì, credo sia meglio. E il mostro che abbiamo visto... Vedete, il messaggio era questo, che lei è morta impiccata un albero, questa è la corda, diciamo. Ma il morso era lì, l'ho visto, è scomparso. Qua c'è un gatto nero. E il gatto scappa, che c'è, c'è un pericolo. Non è una sensazione. Oh. Vedi di andartene via. Stai alla larga da noi, ok? E Tabitha. Oh, merda, che diavolo è quello? E sei tu. E allora, scappa, nasconditi. E io non scappiamo. Via, scappiamo. Pensi la cosa mia da fare, scappare, scusami. Bravo, è lei. È Taylor. Appunto. Non sbagliare. Ah? Non sbagliare. Altra? Che poi scappa lasciando lei indietro. Che eroi questi maschi qui, eh? Ok, siamo di nuovo Daniel. Si corre, si corre. Ma aiuto Taylor, aiuto eroe. Non andare avanti. Ammazza, è coraggio. La lascia morire in pratica. Lei è potuta agire, però aiutala. E vabbè, quella vola, galleggia. Torna a Daniel. E vabbè, pure il salto mortale. Ma sei un pirla, però, Daniel. Oh my god. Tabitha, sì. E lei non ce la fa saltare, mo? Ok, per poco sto sbagliando. E scivola. Che leggeria questo fantasma. Ancora? Oh, ma quando finisce sta corsa? Sono stanco io per loro. Dai su.
Dai che forse è l'ultima. Ok, sti tassi e fortuna. Dai, questa forse è l'ultima. Danny ha tenuto con sé il coltello durante la fuga verso la chiesa. Può essere questo sia stato aiuto? Non lo so. Allora perché abbassi la morale se poi sei tu prima di lui di correre? Cioè, io sto lì come è successo in pratica con Taylor, che è stato Daniel, ah, ho stracolato, errore Taylor, durante, ah, per quello. E in effetti, cioè, amico mio, tu butti a te una cosa che dà fastidio a te, a Taylor, ovviamente sei un genio. Poi fai scappare prima lei, poi scappi tu, o l'aiuti se vai avanti. Cioè, che... ma non è che la amano male, eh. Però ce l'abbiamo fatta, e siamo alla chiesa. Sconosciuto, è sconosciuto con Vince. Oddio, ma c'è Vince. L'hanno lasciato in... E poi lui è in pericolo, scusami. Ma non corre lui, è tranquillo. Fine. Merda. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda. Dobbiamo barricare la porta. Coraggio. Ehi! Ehi! Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? E appunto, ma impertinenza, però ci sta seguendo. Il vecchio è fuori di testa. Vale. Sì, è fuori di testa. Quel vecchio non c'è con la testa. Per fortuna è rimasto fuori. È ubriaco. Accidenti, che gli prende? Finirà per attirare qui quella creatura. Non ha capito che la situazione è grave. Cosa diavolo succede lì? E lui non li vedeva. Dartene da qui, vai, prima che sia troppo tardi. Devi scappare subito. Me ne andrò quando mi guarderai in faccia. Ora fammi entrare. Mi spero non possiamo farti entrare. Speranza, sì, aiutiamola. Può aiutarci? Per me questa è una pessima idea. Non c'è entrare poi subito. Si può sapere cosa succede? Shock, aiutaci a fuggire, spaventato, cosa ci ha seguito? Cosa ci ha seguito? Qualcosa ci ha inseguiti. Sembrava uscito da un incubo o un film dell'orrore. Di cosa cazzo stai parlando? Hai sbattuto la testa? Datti un aspetto di disperazione. Devi aiutarci. Devi aiutarci. Ti prego, aiutaci. Non sappiamo più che cosa fare. Esatto. Ho paura di restare intrappolato qui. Anch'io, credimi. Io cerco aiuto. Perché hai detto ho paura? No? È una perdita di tempo. Che non essere intrappolati qui, non... Che tutti. Allora, Vince ha promesso di a Andrew davanti alla chiesa che sarebbe andato a cercare aiuto. Però perché Andrew molte palle anche in singolare? Al singolare, scusate. È strano questo. Oppure non sono errore di doppiatura. Quella cosa là fuori si prende gioco di noi. Abbiamo parlato del vecchio. Perché ci inseguono? Sì, perché ci inseguono? Qualunque cosa si tratti, ci inseguono. Io non lo so, ma se lo sapessimo potremmo fermarle. Professore! Andrew! Sono io, il prossimo. Perché sei tu? Il prete, reverendo, quel che era, ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo? Questa volta no. Ma la situazione era simile. E la bambina? Mary? Sì. Anche lei era lì. Qui siamo al sicuro. C'erano degli altri ingressi.
Scusa, prof, non ho guardato. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok. Sta di guardia in caso tornasse quell'essere. Sì, ma sono solo nel passato, non c'entrano niente in teoria. Cioè, non puoi cambiare il passato, penso. E seguirla una che ci crea problemi, non lo so quando sia buono oppure no. Potrebbe essere peggio, eh. No, è là sotto. No, non andare. Non andare. No. No, come quello delle 70 che lui è rimasto bloccato nel fuoco della chiesa. Perché lei ha tolto le scale. No, vabbè, déjà vu. Sai, qui è sul campanile. Ehi, piccola. Sei qui? Non lo so. Vabbè. Di nuovo muore così Daniel, buttandosi. Sarà la nostra salvezza e terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego. So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Cioè, ma questo è quello che è successo. È David, sì, ma Daniel ha già detto: oh, io ho visto che accusava David. Ma accade ora? Non è che il gioco mi spoilerà un poco? Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Abram? Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. No, vabbè. Oggi tocca a te. No! Io non ho fatto niente. Ma che te lo dice? I demoni dannati resistono a tal modo. No, ma che è questo qui? Questo è il boia che però non me. Oh, di nuovo così brutto. Ma quello è un figlio da me. Però sono tutti alla fine muoiono in simil modo. Angela affogata ed è in bagno. Taylor impiccata la 70. È impiccata poi dopo. Questo stesso morte dall'alto. Comunque, vente sopra te. Oh, lo sto odiando con tutto il cuore. Con tutto il peggio della Umbridge di Harry Potter. Era proprio qui. Lo tenevo stretto. Ero con lui. Ma non ce l'ho fatta. Mi spiace sia toccato anche a te. So bene quanto fa male. Grazie. Noi stiamo bene. È sufficiente. Perché Mary ci ha voluto mostrare la morte di suo fratello? Non ha senso. Manca una tessera del puzzle. E quale? Non lo so. Quando ho visto Mary, mi è sembrato come di conoscerla. Anche a me. So di averla già vista. Ma dove? Eccola lì! È quello che ci segue! Andiamo! Vabbè, chissà che legge va pure sul campanile. È per Diana. C'è qualcun altro? Adesso, con quel mostro là fuori. Piano. Chiudo la porta e sei sicuro, sei, fidati. È qui fuori.
Sentite. Sì, è qui fuori, per adesso. E se entrasse dentro a cercarci? Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo! Non si tratta mica di un vampiro! Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Quello ha ragione, mi sta cercando. Forse ragione, ansia. Forse ragione, dai. Beh, forse restare qui non è una cattiva idea. Secondo te è la scelta migliore? Parla con John. Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. E lui si è sentito figo. Okay. Forse hai ragione. Se si stanca, potrebbe andarsene via. Certo. Non sapremo dove andare. E se qui una chiesa, che qui ci saranno altri indizi, supponiamo, perché ripeto, la chiesa era dove c'era Carver, magari qui c'è qualche segno, non lo so. E siamo con Taylor. All'altare mi puzza di tante. Andiamo più indietro, qui tutto chiuso, eh. Che c'è qui? Premonizione. Dammi. Cos'è, un buco nero? Ah, si salvano loro. Esorcismo. Non so da cosa, ma forse le fogne per salvare l'angelo, è possibile. Le sa lei lì col suo alter ego. Gli fa compagnia. Qui c'è una porta. Penso sia chiusa. Infatti. E allora, ispezioniamo per bene questo posto. Disegni. Sembra ancora anche nuovi. Immagine sputata di quel predicatore. Sì, di Carver. Sembrano la stessa persona. E sembra come mista, però, maledetto. E poi non c'è una. Non dice che ha brutte impressioni o sote voci e pregiudizi, ma. E allora, vediamo un po'. Qui c'è un buco. E ci possono vedere loro. Lì c'è Andrew. Cosa? No. Segue ogni nostro movimento. Dobbiamo fare molto piano, nemmeno un rumore. Forse sta usando l'udito. Certo, un fantasma che usa l'udito. È un cane da caccia. Vediamo che mi sono svegliato qui un attimo. Cosa c'è qui? Cosa c'è? Dualismo dell'anima. In ebrei 4:12 si legge: perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Siamo soliti considerare le parole anima e spirito come intercambiabili, sono parte di ciò che ci rende noi stessi, per quanto invisibili, in senso biblico, sono concetti distinti. Lo spirito è la nostra forza vitale, purificata dal sacrificio di Cristo, dal peccato originale a Adamo ed Eva dicendo. L'anima è ciò che ci rende unici come la nostra personalità, i nostri pensieri e le nostre propensioni. Ok. Bella sta cosa. Io ancora sento rumore. Molesto. C'è una cassa, non si parla della cassa. God has forsaken us. Dio ci ha abbandonati. Raga, ho trotto prima di già sapevo cosa significasse, in qualche modo l'ho intuito. Allora, qui sarà tutto chiuso, quindi non si può andare, però ci deve essere qualcos'altro per forza. Mi sembra poca roba. Mi sembra il luogo in cui tutto è iniziato. Solo questo c'è. E allora, qui... Lì c'è qualcosa, e ok, dove girare allora? Adesso, insomma, ci vado a iniziare tutta la parte scenografica. Vediamo questa ultima visione, e poi ci salutiamo, mi sa. Lì non c'è niente, ok. Che c'è qui? Parish Newsletter. Deve essere il predicatore che abbiamo...
abbiamo visto prima. Nella foto. Di recente molti genitori hanno espresso preoccupazione riguardo le tentazioni occulte a cui sono esposti i loro figli adolescenti, provenienti da testi musicali, tavolette spiritiche e falsetti innocui, film che celebrano il satanismo. Beh sì, nel 71 iniziano un po' l'esorcista, le tavole Ouija, se è quello l'anno. E se ricordo male, questo prete è lo stesso che andava a tormentare la piccola Megan. Non è la prima volta che Little Hope ha vissuto la piaga dell'occultismo. Di recente sono venuti alla luce dei manoscritti del XVII secolo che erano stati accuratamente nascosti sotto la canonica. Cosa? Sono coperti di inquietanti simboli cifrati che rivelano parole magiche e incantesimi. Forse la Bibbia può essere. Si pensa che il predicatore locale all'epoca si intrattenesse con la magia e la demonologia. E lo temi bui per i coloni. Quindi il prete era proprio lui, senza se lui il cattivo è. Lo penso anche io. I tempi sono cambiati, ma Satana non dorme mai. Oggi il clero si erge a passione contro l'occultismo e non rischia di cadere vittima di errore e ignoranza. Ignoranza è proprio quello che avete voi. Ma i genitori devono essere consapevoli del fascino che certe cose esercitano sui giovani, in particolar modo i più ribelli. Il pericolo che cadano vittime di vizi come il fumo della marijuana e che da lì precipitino nel culto della disobbedienza al nostro Signore. Cioè da marijuana che è, può essere sbagliato, ma nella società in cui ci viviamo, però da marijuana a disobbedire a Dio, quindi magari uccidere, proprio il passo è breve qui. Siate vigili, cari genitori, e se avvertite i primi segnali, affidatevi alla Chiesa e a Dio. E allora, ragazzi, non qui l'episodio di oggi. Con questa bella insieme di cose, sapendo di certo che il prete potrebbe essere collegato, visto che la Bibbia, che è la sua, che sta scritta qui, è piena di simboli, come se lui il vero cattivo, però, altri guardatori, non tutto è come sempre, quindi ho la bambina, che è solo una bambina, forse è anche ironico, non lo so, o il prete, c'è una cosa che non quadra. Siamo circondati, c'è il fantasma di Tabitha, della nostra cara Talia, che sta qui, di Taylor, scusate, che ci segue, e nel frattempo Angela ancora è deparassita, scomparsa. Diciamo che lei ha speranza, suscettibilità e arguzia, ma poi riporti un po' tutti l'anno con Angela, beh, quello è reciproco, penso. Anzi no, è migliorata in realtà lei. Partita male è migliorata, Angela è ancora un po' con me. Daniel, non so se sia... Daniel è cos'è al massimo? Sì, quindi forse è un po'... Siamo al massimo, quindi quello bianco è la preta, mentre quello è sotto è come partire, quindi con Angela siamo peggio di voi noi. Comunque, come detto, fino a qui sono di oggi, spero il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare di la vostra, in caso non avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifiche che mi usciranno, e vi consiglio sul canale Viola, dopo le live, e su vari social come Facebook, Instagram, TikTok, così per stare più sul mio lavoro, devi altri contenuti multimediali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, la prossima Terry, passa chiudo.